Alcuni non riescono a capire cosa vuol dire la città segreta, città circondata con le mura, il filo spinato. Natasha Stefanenko è arrivata a Fano. Tra le altre cose, Natasha, è una città che ti dovrebbe essere un po', cioè, marchigiana, c'è cioè qualcosa di marchigiano nella tua vita? Ovvio, insomma, gioco in casa oggi, perché poi, insomma, le Marche ormai è la mia terra, e poi dopo la Moretta mi sento anche meglio. Conosci anche la Moretta, fantastico. Sì, mi avete anche viziata. Senti Natasha, arrivi con un romanzo, un libro molto particolare, profondo, che racconta una storia altrettanto particolare, ma che ti riguarda molto da vicino. Cioè, è la tua infanzia. Sì, non solo, perché nel libro io racconto tutto quello che è successo nella mia vita e anche nell'ex Unione Sovietica tra 91 e 92, anni molto intensi, difficilissimi, ma pieni anche di speranza. Eravamo nel mirino, tutto il mondo ci guardava perché era la dissoluzione dell'Unione Sovietica che cambiava la vita di tutti noi, cambiava gli equilibri esterni e interni. Però, e anche, ripeto, c'era questo pizzico di speranza, insomma, questa fibrillazione che dice ok, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualche novità, insomma, crollavano anche queste certezze stagnanti e per noi giovani era un qualcosa di interessante, di curioso. E quindi racconto anche questo. Certo, ci sono anche i flashback della mia infanzia, perché sono nata in una città molto curiosa, anche questa. Senza nome. Senza nome, anche senza... non c'era neanche nella carta geografica, quindi era una città fantasma, diciamo. E sono nata lì, cresciuta lì. E hai dei bei ricordi, perché nel libro riporti anche che comunque tu hai dei bei ricordi di questo periodo della tua vita. Esatto, perché comunque, e anche dipende anche dalla famiglia. Dipende anche da tutto quello che ti circondava, quindi io comunque, e per di più sono nata lì, non avevo neanche paragone. E quando tu sei nata in questa situazione e comunque la tua famiglia ti regala tutto questo amore e attenzione, insomma, io facevo nuoto, passeggiavo, facevo pattinaggio sul ghiaccio, insomma, andavo in giro e comunque mi sentivo anche libera perché io avevo questo pass e con questo pass tu potevi uscire e entrare perché, per chi non sa, questa città segreta era circondata dalle mura, filo spinato, quindi non si poteva entrare e uscire liberalmente, dovevi avere questo documento, io avevo, quindi mi sentivo anche privilegiata per assurdo e quindi sì, è una cosa adesso potrei dire anche un po' inquietante, ma lì mi sentivo bene. Felice, sì. Ultima domanda, tu sai che il nostro festival si chiama Chiedi alla Vertigine, che vertigine può trovare il lettore nel tuo libro? Carina questa, oh mamma mia, ma ci sono diversi spunti e vertigini, insomma, io spero solo che questo libro aiuta le persone a capire un po', insomma, il mio popolo e anche apprendere alcune cose, cioè il libro non è di attualità, ma ci sono tantissimi spunti per capirci, cioè per spiegare, insomma, ci sono tantissime spiegazioni di tutto quello che sta succedendo. Grazie mille.